Questi sono gli ingredienti, andiamo a preparare gli ingredienti che compongono la picassa. Innanzitutto iniziamo con un panetto, quindi una lievitazione, andiamo qui dalle 24 alle 48 ore, quindi molto digeribile e molto leggera. Apriamo il panetto normalmente, ma la caratteristica principale è che all'interno, al posto di diciamo di mettere il pomodoro, di condirlo con pomodoro, andiamo a condirlo con dell'olio, peperoncino, formaggio grana e origano. Questa è la prima cottura, quindi come ben vedete è una rotolata, non è la classica tonda, la tonda. Poi verrà tagliata in 6 pezzi e disposto su un piatto. È una pizza che ti mangi questa pizza e credo che non la mangi più. C'è gente che da 10 anni mangia Picasso, almeno nel nostro locale. Poi chiaramente vai in altre pizzerie e consuma altri tipi di pizza, ma da noi sono 10 anni che consuma Picasso. C'è gente che preferisce aspettare un mese in più, non so, 10 giorni in più, ma almeno una volta al mese deve mangiare la Picasso, perché è unica. Una sera d'inverno, che nasce una sera d'inverno, grazie a un ragazzo americano che frequentava il master del Cimba, che chiedeva sempre pizze speciali, pizze particolari, e quella sera ho avuto l'intuito, ho avuto l'istinto di creare questa pizza particolare, che all'inizio sembrava un qualcosa di molto impegnativo, ma poi presentandolo diciamo, ad altri clienti, i nostri clienti più affezionati, e il risultato, abbiamo avuto riscosso un buon risultato, e la gente abbiamo visto che la apprezzava sempre. Ecco, questa è la seconda cottura, quindi praticamente gli ingredienti non sono del tutto cotti, ma bensì vengono un po' fiappi, diciamo così, si sciolgono appena appena, perché resta un paio di minuti ancora. Sì, non può essere, diciamo, non può avere gli ingredienti tipo la cipolla, sì, si fa qualcosa, ma non del tutto. Sì, l'Associazione Italiana dei Pizzaioli ha organizzato questo contest online e grazie ai vari like dei nostri clienti e non siamo riusciti ad ottenere il primo posto. Quindi siamo qualificati per il campionato italiano della pizza e in più lui, mio papà Saverio, che è pizzaiolo, può aderire al corso di maestro pizzaiolo, istruttore pizzaiolo. Sicuramente avremo gli asolani e comunque anche i residenti dei comuni limitrofi a nostro favore, che ti faranno per noi.